Tutti parlano di cambiamento. La parola cambiamento è la parola più abusata in politica. Però pochi possono avere la credibilità di parlare di cambiamento nel senso dell'innovazione, cioè dell'abbattere i muri, appunto, soprattutto del pregiudizio interiore. Per fare delle innovazioni bisogna fare anche delle cose divergenti, delle cose laterali. Se non c'è in qualche modo qualche resistenza, vuol dire che non è vero cambiamento, non è vera innovazione. E una delle innovazioni che abbiamo portato avanti è quella delle cene a casa. Non so se qualcuno di voi ha beneficiato di questa cosa delle cene a casa. So che ci sono i fuochi delle cene, e quindi vi invito subito a salire sul palco, che così venite subito a farmi compagnia. Allora, Luca, Saverio, Stefano, venite. Antonio. Tra i vari... Guarda che temi, però è stato invitato. Francesco, se sei in diretta in collegamento, saluta, ti salutiamo tutti. Manca la quota rosa, che è la Susi, che è in arrivo, ma la Susi sarà l'ultima cena, quella di domani. L'ultima cena, in realtà, l'ultima cena semplicemente in senso cronologico, che sarà la cena bolognese, sarà la cena trentina. Allora, io prima di tutto, adesso prima di darvi la parola, volevo spiegare un po' il senso di queste cene, perché chi ha partecipato alle cene sa di cosa stiamo parlando. Però chi non ha partecipato ha detto: ma che cos'è questa cosa delle cene a casa? Vedete alcuni dei menù. Saverio ormai c'era anche in tutte le altre cene, devo dire che faceva parte ormai della casa, fa parte ormai della casa e dell'arredamento. Vediamo un attimo. Il fior di latte di Stefano, non potevamo non lasciarlo alla fine. No, allora, vi do un attimo anche a voi la possibilità di raccontare che cosa erano queste cene. A me piaceva dare un messaggio politico con queste cene, che era questo: il fatto che in campagna elettorale bisogna andare verso gli elettori. E un modo interessante per andare verso gli elettori è quello di aprire le porte di casa propria, aprire le porte della propria vita agli elettori. Vi assicuro che ci sono entrate delle persone incredibili. Io non so se c'è qui Silvio, c'è Silvio. Silvio è la persona che ha suonato e ha detto: posso salire al settimo piano? Mi hanno detto che qui c'è il candidato. Io ho aperto, mi ha detto: guarda, mi chiamo Silvio, sono un imprenditore e ho sempre votato per il centrodestra. È stata la prima cena, è stato il primo invitato della prima cena, però mi ha detto no, un piatto solo, siamo egualitari, però mi ha detto: hai 3 ore di tempo per convincermi a votare in maniera diversa. E io gli ho detto: se sei qui ti vuoi far già convincere. E devo dire che anche grazie a tutti gli altri partecipanti siamo riusciti a convincerlo. Però Stefano, che esperienza è stata questa, quella delle cene a casa, quello del mescolare anche l'identità della città attraverso il cibo, attraverso la cultura culinaria? Cioè, è stata un'esperienza incredibile, anche perché io mi sono presentato lì e è arrivata della gente che nessuno si conosceva, quindi è stata anche molto interessante. Dopo, al di là del cibo, si crea un'empatia tra tutti quanti che è veramente innovativo. Infatti io mi sono fatto subito coinvolgere da Marco in questa cosa, e è stata veramente una cosa che replicherei altre 100 volte. Grazie Stefano, grazie. Anche perché mi porterò sempre dietro in questa campagna elettorale una cosa che Stefano dice e che è importante sottolineare, perché poi le cene erano un'occasione per parlare della città. Lui a un certo punto diceva: è giusto il decoro, è giusto il rispetto delle regole, ma attenzione a non volere una città morta, perché una città come Bologna deve essere una città viva. Lui dice: ogni tanto gli verrebbe da scendere sotto in strada e dire: ma scendete, dove siete? Scendete di nuovo a rendere viva questa città.
è un bel messaggio, è un bel messaggio. Saverio, tu come le racconteresti queste cene a casa? Ma allora, intanto è stata, come sapete, Marco sa fare molto versatile, no? Sa fare tantissime cose, lo conoscete, la cucina invece diciamo non è la cosa che gli viene in assoluto più facile, quindi il backstage di queste di questi eventi, di questi incontri è stato molto lungo. Per fare i cappellacci gli ho messo più o meno 10 ore prima di lavoro. Ha fatto fare le prove, cioè, non lo assumiamo. Però ce l'abbiamo fatta. No, una cosa c'è anche Susi, e così rendiamo tutto più bello. No, la cosa bella, diciamo un po' più seria, che mi piace dire, la cucina è fatta, no, di ingredienti che si mescolano per fare delle cose buone, anche a volte inaspettate. Marco ha questa capacità, ha la capacità di mettere insieme degli ingredienti diversi, anche insospettabili, tra di loro, e questo per me, insomma, per un politico e un amministratore è una competenza veramente importante. Quindi le cene fatte così in realtà sono, come dire, una bella metafora di quella che secondo me può fare Marco tra pochi giorni, speriamo. Grazie Saverio, anche veramente per tutto l'accompagnamento che hai fatto in tutto questo percorso folle di cene a casa. Luca, io voglio che tu racconti anche dove è finita la tua ricetta delle pallotte caceovo, perché la cosa incredibile è che poi venivano fatti dei video e dei video venivano replicati da altre parti. Guardate dove è finita la ricetta di Luca Grossi. Cioè, devo raccontarlo io? No. Sì. Noi abbiamo fatto le pallotte caceovo, che sono una ricetta tipicamente abruzzese, e grazie alla diretta Facebook sono state, la ricetta è stata vista in Germania e pochi giorni dopo c'è stata inviata la foto del prodotto che è stato realizzato in Germania seguendo la ricetta. L'unica piccola differenza è che il prodotto originale, cioè la pallotta, come magari si vede nel video, è gialla, in Germania è venuta rosa. Però a parte questa piccola differenza, possiamo dire che è stata un'occasione anche per trasmettere la cultura culinaria, in questo caso abruzzese, anche in Europa. E questo, insomma, è coerente un po' con l'impegno di Marco, che è sempre stato un impegno che guarda al di là, diciamo, del confine nazionale, che guarda verso l'Europa. E siamo riusciti a lanciare le pallotte in Germania, in questo caso, nel mondo. No, per quanto riguarda l'esperienza delle cene a casa di Marco, per me è stata un'esperienza molto divertente, perché ho, diciamo, un trascorso di cene per Marco piuttosto lungo, e diciamo cene di sussistenza per mantenere Marco. Il migliore cliente della loro trasferta. Sì, che è stato ripetute volte ospite a casa nostra dopo i suoi lunghi e frequenti impegni politici che lo portavano in giro per la provincia, e veniva a sfamarsi a casa nostra. Quindi quando mi ha chiesto di venire a cucinare a casa sua con lui, e questa è, mi collego a Saverio, l'esperienza, la grande novità di questa esperienza delle cene a casa di Marco, per chi conosce Marco da tanto tempo, è quello di cucinare insieme e poi, attraverso una serata conviviale, anche poter ascoltare e parlare con le persone che si sono presentate a cena. Ed è stata un'esperienza molto, molto divertente, oltre che costruttiva. Grazie Luca, anche perché con Luca ci giocavamo le jolly, perché dovete sapere che a seconda dell'orario Luca può fare cucina milanese, abruzzese o bolognese, a seconda dell'orario, se lo prendete di mattina, di pomeriggio o sera, quindi era un jolly fondamentale, no? Grazie, anche perché è stato veramente divertente. Antonio ha portato la Puglia, ha portato il sole della Puglia, racconta la tua esperienza. È stata un'esperienza incredibile, perché Marco, in effetti, in quella circostanza mi ha dato una mano. Stranamente, rispetto alle serate precedenti, lui ho fatto lavorare. Ha steso lui la pasta e insieme a me ha lavorato il cavatello. Detto ciò, io penso che l'esperienza che ha fatto Marco sia un'esperienza innovativa. E quello che io ho consigliato e gli ho proposto è di portarla avanti anche dopo il 5 magari, e confrontarsi anche con le circostanze, con la gente che vorrà essere invitata e a casa di Marco, perché è veramente un'esperienza bella, conviviale, dove c'è la possibilità di confrontarsi con persone che non conosci e con loro affrontare le dinamiche della città in cui viviamo. Ah,
allora non ci resta che fare un grandissimo in bocca al lupo a Susi, perché l'ultima, la prossima, non sai cosa ti aspetta, ma adesso hai visto un po' quello. Sarete tutti ospiti, se volete essere, ci lanciamo. Ci siamo lanciati così subito? Va bene. Allora, tutti invitati lunedì, domani, Casa Lombardo, perfetto. Suonate e vi sarà aperto. No, grazie, anche perché, come vedi, sei la nostra quota rosa in cucina, che questa di solito, anche questa voleva essere un po' un'innovazione per non ripetere i soliti stereotipi, quindi grazie anche per... e poi faremo ovviamente una cena tutti quanti, perché alla fine cercheremo di festeggiare così. So che Isabella voleva dire un'ultima cosa. No, pare che il comitato organizzatore degli Oscar abbia fatto una nuova sezione, che è quella dei live su Facebook, e... a mano bassa pare che il numero delle statuette assegnabili a Francesco Malferrari sia oramai un pronostico certo. È il vero mago dei live su Facebook. Bene, grazie ragazzi, grazie mille. Grazie Stefano, grazie a tutti. No, in realtà questa cosa delle cene a casa, al di là del fatto che davvero sono arrivate tante persone, era l'occasione, noi non abbiamo fatto il live ovviamente anche di quello che si diceva, ma è stata davvero l'occasione per parlare della città di Bologna. Noi avevamo lasciato delle cartoline, che poi sono le cartoline dell'immaginazione civica che Virginio Merola ha deciso di lanciare, in modo che ognuno durante le portate potesse scrivere qual era la propria idea di Bologna, e quindi era un modo semplicemente diverso, giusto Paolo? Di raccontare che cosa è l'idea della città che abbiamo in mente.